Presidente, l'Ortigia si presenta a 90 anni di storia e quest'anno si pensa in grande su tutti i fronti, compreso anche il campo, con una piccola rivoluzione di quello che è il roster della squadra. Sì, abbiamo diversi innesti, a cominciare dall'allenatore Stefano Piccardo, un allenatore di primissimo piano, di tutto rispetto, contentissimi che abbia accettato di aggregarsi al nostro gruppo e di guidare il nostro gruppo. I tre stranieri nuovi, Robin Lindaut, Boris Papeschi e Marco Jelazza, Mancino, un difensore, un universale, tre giocatori giovani e di grandissimo spessore e di esperienza internazionale. È rientrato Cristian Napolitano, quindi anche l'attacco si rinforza e va sulle spalle di due centroboa, quindi Casasola e Napolitano. Per il resto tutta la squadra molto equilibrata, due ottimi portieri, siamo decisamente contenti e soddisfatti di aver costruito una buona squadra. Poi, come dice il nostro allenatore, adesso le tante individualità dobbiamo farle diventare una squadra. La ciliegina sulla torta si spera sia questo grande evento di cui avete tanto parlato, e mi collego anche al fatto degli impianti. A che punto siamo con l'accordo col Comune per avere la gestione a lungo termine di quella che è la cittadella? La gestione consideriamola già cosa fatta, ci sono proprio gli ultimissimi dettagli, parliamo di qualche virgola della convenzione, ma abbiamo già presentato tutta la nostra documentazione, abbiamo già avviato diversi lavori e qualcuno l'abbiamo già ultimato e realizzato. È chiaro, saranno 15 anni di tutti da vivere di sport a Siracusa, quindi non solamente Ortigia, non solamente Ortigia Pallanuoto, ma tutta la cittadella dello sport, le tantissime attività che si svolgono qui, e speriamo di offrire alla cittadinanza siracusana non solo lo spettacolo, ma anche l'opportunità di praticare sport. Mister, abbiamo visto la prima partita contro il Posillipo, bene per tre tempi, meno bene l'ultimo. Forse la cosa più difficile da cambiare è l'atteggiamento mentale, una squadra fino ad oggi abituata a salvarsi, ma che quest'anno molto probabilmente sarà chiamata a fare di più. Esatto, l'atteggiamento mentale, il modo di approcciare i finali di partita, il modo di credere in quello che si fa, sì, dobbiamo migliorare, è verissimo, dobbiamo cercare di crescere durante queste 26 partite per raggiungere obiettivi. Sicuramente noi vogliamo migliorare la posizione dell'anno scorso e abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Abbiamo anche le carte in regola, credo, se troviamo una bella quadra per giocare un campionato levandoci qualche soddisfazione importante. Un cambiamento che passa anche dal bel gioco, come ha detto lei. Intanto sabato avete la prova del 9 contro il Brescia e lì forse a mente un po' più sgombra, perché non è una di quelle partite da dover vincere, riusciremo a vedere un altro Ortigia con un salto ancora più in avanti? Sì, anche se secondo me loro adesso sono molto, molto, forse è l'anno in cui sono più vicini al Recco di tutti, e credo che abbiano qualità e ci aspetteranno come una squadra che ha qualità, quindi sabato bisognerà cercare di giocare una partita estremamente lucida, perché loro hanno qualità sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. In transizione nuotano molto forte e noi abbiamo bisogno di abituarci più che altro a giocare a quei ritmi di gioco per quattro tempi, non solo per una frazione di gioco. Sabato oggettivamente per noi sarà una partita molto difficile, però dopo comincia un ciclo di partite altresì importanti, perché abbiamo Trieste in casa, andiamo a Bogliasco, abbiamo Savona in casa e poi andiamo a Torino, no? Quelle sono quattro partite che per noi saranno fondamentali per capire se saremo alla sesta di campionato, a metà dell'andata, e quindi sarà da lì potremo capire che tipo di campionato andremo a giocare. Perfetto, è stato...